Siamo sempre a 16 Live Medicina e Salute, un altro dei tanti servizi di Teleone per cercare di portare quante più informazioni possibili a casa vostra. Medicina e Salute, gli esperti rispondono. Sappiate che avete questo numero di telefono a vostra disposizione, lo 091 854 9171. E in questo preciso momento noi dedichiamo l'attenzione agli specialisti in modo particolare del Centro Salus, per cui ogni settimana o ogni due settimane naturalmente sentiamo gli specialisti. In questo caso apriamo con la proctologia e lo facciamo con il dottor Di Lorenzo, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Dottor Di Lorenzo, ben trovato. Non ce l'abbiamo ancora, allora aspettiamo qualche secondo prima di collegarci. Vi ricordo che avete anche la possibilità soltanto di scrivere dei WhatsApp con le vostre domande che riguardano appunto la proctologia. Il numero di telefono lo vedete in alto, che è appunto questo, 391 117 6872. Scrivete la vostra domanda, naturalmente cercate di essere quanto più precisi possibile, anche se io vi consiglio come sempre di chiamare al numero di telefono e parlare direttamente con gli specialisti. Il telefono è lo 091 854 9171. Durante la settimana avete la possibilità naturalmente di continuare poi a mandare messaggi. Abbiamo al telefono il dottor Di Lorenzo, ben trovato, grazie di essere ancora con noi. Grazie sempre a lei, come va? Come Ma sta? Bene, 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 bene. No, non credo di avere problemi di proctologia. No, no. No, però non si sa mai, voglio dire, insomma, no. nella vita. Una bella visita prima non sarebbe male, perché noi siamo tra quelli che promuoviamo la prevenzione della salute, no? Ma lo possiamo fare soltanto quando siamo sani, non quando già siamo pazienti, perché insomma, è d'accordo? C'è perfettamente d'accordo. E ne approfitto che inizio io la trasmissione, via, le rubo il mestiere. Prego, prego, faccia pure. Io l'aspettavo in studio, avrei preferito naturalmente, però... No, in realtà poi, insomma, c'è stato un piccolo contrattempo, non sono riuscito a venire. Non mancherà occasione, insomma. No, assolutamente. Prego, vada di suo. Apro io la trasmissione, via, mi prendo questa libertà. Cioè, molte persone, parlando appunto di prevenzione, di cosa si può fare, di quando andare a fare una visita, eccetera, eccetera, vengono qui e mi dicono: ah, ma sa, io so perché ho questi problemi vari, ma sempre nel mio ambito, è il mio lavoro, io sono molto stressato, sto molto in piedi, faccio un'attività fisica molto pesante, da lì è venuto un po' tutto. Beh, allora, a me è sempre sembrato curioso questo collegamento diretto tra la mia attività lavorativa, fisica, e un eventuale problema proctologico, quindi vuol dire di emorroidi, di altro. Parliamo di emorroidi perché argomento e tema comunque un po' comune a tutti. La realtà va interpretata, nel senso, è chiaro che se il mio lavoro è impegnativo, quindi è un lavoro che mi costringe, tra virgolette, a stare in piedi tutta la giornata, a sollevare pesi. Ad esempio, sono un lavoratore impiegato nell'edilizia, di conseguenza ho a che fare con mattoni, con calce, con travi, con tutto quello che comporta la mia attività. Insomma, un lavoro usurante. Ecco, chiamiamolo un lavoro usurante. Beh, allora, io oltre ad offrire una soluzione medica alla patologia, non posso dire a questa persona: ascolti, guardi, è direttamente correlato alla sua attività lavorativa, faccia una cosa, non lavori più, si metta a riposo, così risolve il suo problema. Giustamente quel signore mi risponde: scusi, il 27, classico giorno dello stipendio, passo da lei per prendere lo stipendio? Vengo da lei e prendo lo stipendio. Quindi anche questa cosa va contestualizzata, nel senso che è logico che devo adottare delle misure di prevenzione, tra le quali può esserci anche un certo tipo di attività fisica moderata, ma siccome per fortuna tutto quello che la sfera proctologica impegna il comunemente chiamato pavimento pelvico, questo non significa che un mio lavoro fisico debba per forza interessare la mia patologia proctologica. E questo lo dico subito per
Ecco, tranquillizzare un po' anche le persone che non vengono perché dicono, eh beh, tanto quello mi dirà che con il mio lavoro non c'è niente da fare. Mm. No, non è così, ci sono delle categorie chiaramente più soggette. Ad esempio i camionisti, chi fa un lavoro per cui è molto tempo costretto a star seduto, sicuramente possono essere delle categorie più a rischio, ma questo non vuol dire che ci possiamo permettere di dire no, ok, dai, adesso mettiti tranquillo, riposati, non lavorare più, che passano tutte cose. Al tempo stesso anche il discorso dello stress. Chiunque entra qui dice, ah ma io sono molto stressato, questa cosa incide. Calma. Anche qui io conosco pochi il cui stipendio viene erogato il giorno 27 concedendo di stare distesi alle Maldive su un lettino in spiaggia. Devo dire, ne conosco veramente molto pochi. Ecco, dottor Di Lorenzo, lei non lo vede in questo momento perché siamo al telefono, anche se potrebbe seguirci attraverso la nostra app che può scaricare, però questo glielo dico poi. Perché c'è già un post, io vorrei accontentare un po' di telespettatori perché questa è la sua seconda consecutiva. Se no è un monologo. No, ma perché sono arrivati dei post e quindi noi proviamo a fare servizio pubblico. Allora, da un paio di giorni mi sono reso conto di avere una sorta di pallina non durissima nelle vicinanze dell'ano, parte alta. In passato ho già sofferto di emorroidi e volevo sapere se potesse capitare che si sviluppassero in quell'area, cioè quindi un po' più in alto. No, lasciatemi il post perché sennò mi cambiate il post, io non lo posso leggere. No, è un problema. Sì. Allora, in teoria... No, aspetti che lo sto ancora finendo perché è ancora un po' più lungo. Allora, sto applicando una pomata per essere la cura che mi era stata data. Al momento non mi porta nessun sintomo. Potrebbe essere altro tipo cisti o fistole, grazie mille. Prego, dottor Di Lorenzo. Risposta. Può sicuramente essere una prima manifestazione più che di una cisti o di una fistola, di un ascetto, che è un po' diciamo la condizione iniziale che poi si predispone alla formazione di una fistola. Questo potrebbe essere, però il fatto che non dia nessun fastidio, beh, è un buon segno. Mi fa un po' pensare magari che ci possa essere stato qualcosa che abbia causato una piccola procedenza di un nodulo emorroidario, via. Questo potrebbe anche essere un qualcosa di più gestibile. Ricordiamoci che anche se i noduli emorroidari, diciamo teoricamente, vengono visti o meglio sentiti dal paziente intorno all'ano, vengono sempre dall'interno. Il plesso emorroidario è interno, all'esterno ce n'è una piccola rappresentazione. Quando avviene la complicanza, allora dall'interno, tra virgolette, si fanno strada e possono vedersi o sentirsi meglio fuori. Quindi c'è il rischio o la possibilità che sia un piccolo ascessino. Io direi che più probabilmente parliamo di un piccolo nodulo emorroidario. Dai, tranquillizziamo il paziente. Bene, bene. Allora, prima del prossimo posto, dottor Di Lorenzo, mi preme far sapere ai nostri amici telespettatori, lei è uno specialista del centro Salus, che è uno dei centri di eccellenza, non fosse altro perché dal punto di vista di aggiornamento tecnologico è veramente molto avanti. Ecco, quali sono le apparecchiature che utilizzate per i controlli, per gli screening e per gli interventi anche, insomma, in questo? Certo. Allora, dunque, è qualche anno che ormai siamo lì sul pezzo per portare avanti un certo tipo di filosofia e di politica come gruppo Salus. Sì. Quindi, sempre come lei giustamente preme a sottolineare in quell'aspetto di prevenzione in cui voi siete parte attiva, perché senza di voi, dico sempre, noi saremmo sempre un po' ai margini e sempre fuori dai riflettori, ma per fortuna voi ci portate dentro a questo palcoscenico. Sì. Cerchiamo di impostare un percorso virtuoso, quindi il paziente non viene subito etichettato con una patologia, ma ci arriviamo attraverso l'atteggiamento endoscopico, quindi le coloscopie, le TAC, le risonanza, e quando poi dobbiamo, se dobbiamo arrivare all'intervento, si è acquisito anche quella che è l'ultima frontiera del trattamento delle fistole, che è un fistuloscopio. Andiamo nel dettaglio.
La fistola è un piccolo canale intorno all'ano da cui purtroppo geme materiale purulento, quindi del pus. Questo canale è misterioso nel suo decorso, non è chiaro né al paziente né al clinico nella prima visita. Attraverso questo strumento noi entriamo nel canale, lo guardiamo come fosse un tunnel scavato all'interno dei tessuti che circondano l'ano e ne abbiamo contezza diretta di quello che è e di quello che rappresenta per il paziente, trattandolo, curandolo e soprattutto salvaguardando quella che per tutti è preziosa, l'integrità degli sfinteri, cioè quella che ci consente di andare in bagno quando vogliamo noi e, tra virgolette, comandando questa importante funzione fisiologica. Quindi è veramente una rivoluzione che ci ha consentito di salvaguardare questa integrità degli sfinteri e garantire una soluzione definitiva per il paziente. Scusate la lunghezza della risposta. No, però è molto chiara, lei ha una bella potenza comunicativa, ecco perché noi la vorremmo quanto prima in studio, insomma, ci darà questa... questo piacere insomma di poterla ricevere. Ricordando ai nostri amici telespettatori, rimettetemi un attimo il numero di telefono perché attraverso la linea telefonica avrete sicuramente più possibilità di essere soddisfatti insomma dalle risposte, perché magari i medici e gli esperti possono, e gli specialisti in questo caso come il dottor Di Lorenzo, possono dare risposte più precise, anche se chiaramente di consulenza generale, perché insomma le visite si fanno negli studi medici fondamentalmente. 091 854 9171 oppure inviate un WhatsApp al 391 117 6872. Dottor Di Lorenzo, abbiamo un'altra regia? Ditemi se abbiamo un altro posto, così proviamo a girarlo in tempo reale anche al nostro dottor Di Lorenzo e accontentiamo ancora qualche altro nostro telespettatore, visto che abbiamo ancora dei minuti a disposizione. Eccolo qui. Sono stato operato di fistola anale, mi hanno inserito un setone drenante, mi hanno detto di tirare 2-3 volte al giorno il setone per tagliare o fare scendere la fistola. Mi sono documentato ma non ho trovato nulla del genere. Cioè ho letto che il setone prevede una seconda operazione chirurgica per rimuoverlo e anzi la sua funzione è solo drenante e non bisogna assolutamente trainarlo. Infatti a 2 mesi dall'intervento sto peggio. Chiedo lumi al riguardo, grazie. Dottor Di Lorenzo. Eccoci pronti. Allora, il concetto del setone apre uno scenario di nuovo sul problema della fistola, quindi questo famoso canale. Il trattamento chirurgico che è stato fatto è corretto, cioè si posiziona questo setone. Che cos'è? È un piccolissimo filo che passa attraverso il canale della fistola. Bene, a questo punto noi abbiamo due possibilità. Una molto corretta, devo dire, che è quella che si è fatta per tanti anni e a cui è stato sottoposto il nostro amico che ci ha contattato. Quindi questo setone viene gradatamente tirato. Ma perché lo si tira questo setone? Perché si costringe il paziente a questa autotortura? Il meccanismo è sempre quello: si cerca di far passare questo canale al di là del piano degli sfinteri per garantire la continenza, quindi non fare un danno al plesso muscolare. Devo dire che l'avanzamento tecnologico che è stato fatto negli anni, si è sempre chiesto se esistesse la possibilità per il paziente di non affrontare un intervento chirurgico importante come quello del posizionamento del setone. È un posto altrettanto pesante sintomatologicamente, tant'è vero che il nostro paziente lo dice: io sto peggio di quando avevo la fistola. Perché questa roba viene tirata piano piano fino al passare del tramite sfinterico. L'avanzamento tecnologico che cosa ha detto? Ok, non c'è più bisogno che io tiri e quindi abbia queste sofferenze, perché il problema te lo risolvo dopo che si è messo un setone ma non è stato tirato, attraverso la possibilità di bruciare questo canale lungo il canale, che è la tecnica che è nata adesso con il fistuloscopio. Cioè il fistuloscopio entra nel canale, lo vede, lo guarda millimetro per millimetro e lo brucia,
salvaguardando sempre il plesso sinterico. Messaggio da portare a casa: non è sbagliato quello che hanno fatto, hanno utilizzato una tecnica che prevede la necessità di tirare. Oggi non c'è più bisogno di tirare, perché si può fare altro, ma non è scorretto quello che è stato fatto. Bene, insomma, diciamo che non per nulla insomma la chiamiamo, perché lei sicuramente è avanti, ci sono delle tecniche che ormai sono passate, insomma, e non si sono, ed è questo che serve a incoraggiare naturalmente chi ha paura di un eventuale intervento di questo tipo, perché la paura, insomma, per noi comuni mortali, non per voi certamente che siete gli specialisti. No, garantisco che quando si sta male siamo tutti comuni mortali. Vabbè, ma voi sapete come fare, noi no. Allora, la differenza sta qui. Allora, vediamo un altro post. Ci scrive un marito per conto della moglie, quindi vediamolo insieme. Mia moglie mi dice che quando va in bagno per defecare si sente un peso e un dolore vicino l'ano. Da premettere che circa un mese fa è stata operata per forazione del colon. Cosa mi consiglia? Dottor Di Lorenzo. Insomma, poverina, già ha subito un intervento importante. Già questa roba della perforazione del colon non è robina da sottovalutare, e mi fa piacere intanto che ne sia uscita fuori e che abbia superato questo importante intervento chirurgico. Sì. Cosa consigliare? Questo peso che ha? Esatto. Allora, molte volte questo peso è legato ai cuscinetti emorroidali. È probabile che nel post-operatorio ci sia stata un adattamento del colon, dell'intestino alla nuova realtà post-operatoria, quindi si può anche prevedere che ci sia stato un rallentamento nella defecazione, e questo poi ha causato una discesa dei cuscinetti emorroidali su sforzo, perché magari poi la signora è dovuta andare in bagno con un po' di sforzo e con un po' di attenzione in più. Allora i cuscinetti emorroidali sono un po' precipitati giù e danno questo senso di peso che nel linguaggio medico si chiama tenesmo, ed è una sensazione continua di qualcosa che voglia uscire fuori, che preme, che spinge, ed è 99 volte su 100 legata ai cuscinetti emorroidali, e talvolta anche dolorosi, quindi è giusto che la signora accusi questo tipo di sintomatologia, che comunque mi pare facilmente risolvibile. Vorrei dire, ha risolto un problema importante come la perforazione del colon, noi dobbiamo risolvere. Ecco, infatti questo. Lui chiede cosa consiglia, insomma, quali sono le... Infatti il consiglio... Intanto una visita sicuramente da uno specialista come lei. Questo ma anche chi l'ha operata, immagino che sia un chirurgo colorettale, potrebbe tranquillamente dare agio a un'ulteriore visita. Primo. Secondo, io approccerei immediatamente sui sintomi con una terapia locale basata su delle creme che sono di comune uso e soprattutto qualsiasi farmacia nelle vicinanze del proprio domicilio riesce facilmente a consigliare la migliore. Ove non dovesse avvantaggiarsi di questa terapia locale, si può salire come livello terapeutico con i famosi integratori, che anche qui è uno scenario da aprire. Sono dei farmaci che aiutano molto il tono basale, alcuni non ne credono la bontà, ma in realtà aiutano molto, perché favoriscono il miglioramento della circolazione, favoriscono il tono della vena che rifiorisce dopo un momento di stress e di traumatismo, chiamiamolo così, post-operatorio, defecatorio, mettiamolo come vogliamo. Quindi è tutto un percorso che cammina consensualmente con i sintomi. Se si spengono nel momento in cui una buona terapia locale agisce, ok, altrimenti si sale di livello con l'utilizzazione di questi integratori, di cui anche qui esistono tante specie, però risolvono il problema 99 volte su 100. Io in prima battuta direi questo. Bene. Allora, siamo quasi in conclusione e le chiedo cortesemente di lanciare un messaggio che sia propositivo, perché tutto quello che ci capita in questo caso, che riguarda anche la proctologia, dipende molto dallo stile di vita. Mi pare che lei è un buon promotore di un migliore stile di vita. Come si fa dal suo punto di vista a migliorare la propria qualità? Due cose velocissime. Curate l'alimentazione, moltissimo. Un po' di attività fisica. Non pensiamo necessariamente, ecco, che la proposta dell'attività fisica significhi per
per forza la palestra, gli strumenti e macchinari di tortura. No, fate una bella passeggiata col cane, già questa basta, sì, per garantirvi veramente un beneficio, un benessere di tutto il corpo e ovviamente, per quel che mi riguarda, anche della sfera proctologica. Queste due cose, alimentazione e un minimo di attività. Attività motoria. Va bene. Grazie dottor Di Lorenzo, rinnovo ancora una volta l'invito a venirci a trovare, ci dica lei quando ha meno, insomma, meno pazienti da visitare, perché ci farebbe veramente tanto piacere, quindi ci sentiamo magari poi in privato, ci diamo un appuntamento. Okay. Grazie, buon lavoro, grazie, a presto. Allora, abbiamo concluso anche questa seconda parte dedicata alla medicina, nello specifico con il dottor Di Lorenzo, specialista del centro Salus, e vi abbiamo aggiornato anche sulle nuove tecniche che si adoperano nel campo della proctologia. Ci fermiamo, adesso breaking news tra qualche istante, ma anche una brevissima pausa pubblicitaria e poi diamo vita ancora ad altri momenti di questo pomeriggio live in questa rubrica che di medicina chiudiamo e voltiamo pagina, andiamo ad altri argomenti, quindi brevissima la pausa, torniamo tra poco.